In Sud America la chiamano garra, a Napoli invece cazzimma. È l'ingrediente necessario per compiere ogni impresa sportiva. Si potrebbe tradurre con grinta i confini con la sana cattiveria e nel derby del Musone il Castelfidardo ne ha messa una quantità gigantesca. La Recanatese no ed è stata sconfitta. Un KO amarissimo, il primo contro i biancoverdi in Serie D, frutto certamente anche di episodi negativi, ma anche di una prestazione sottotono e comunque non all'altezza di quelle precedenti che avevano portato la squadra in zona playoff. Per il Castello è la prima sospiratissima vittoria stagionale, giunta forse nell'occasione più difficile. Non risolve ovviamente i problemi di classifica e di organico, ma di certo fa bene al cuore ed al morale. MVP della gara, Calabrese. Sì, sicuramente questa partita l'abbiamo voluta. L'abbiamo vinta, finalmente oggi magari un po' di fortuna ci ha aiutato e ci aiuterà per le prossime partite per andare a Isernia adesso convinti dei nostri mezzi. Il merito più grande è averci sempre creduto anche nei momenti difficili che questa partita ha proposto. Sì, sicuramente questo è stato è stata la nostra forza, ecco. E rimontare con questa squadra, con la Recanatese che è veramente forte, terza in classifica se non sbaglio, è stato difficile, però ce lo meritavamo. Pareggio in Mischia? Pareggio in Mischia non ci sono arrivato e è stato un autogol. Sin dalle prime battute si vede come non sia un compito agevole quello che attende Nodari e compagni in un campo in condizioni quasi disastrose. Su azione di calcio d'angolo c'è un cross di Massi, girata di Calabrese fuori di un soffio, ma era tutto fermo per offside. La Recanatese, vuoi per il terreno, vuoi per una giornata poco felice, stenta ed a parte un tiro cross di Monti, bloccato da Barbato, non riesce a rendersi minacciosa. Così al 27esimo c'è la prima vera occasione, fallo di Rutiens su Calabrese, punizione di Radi che aggira la barriera, ma Piangerelli in tuffo ci arriva ed è via. Poco dopo, su angolo di Borrelli, c'è un mischione in area con la palla che arriva a Palmieri, ma il suo tiro viene clamorosamente smorzato da Marchetti a due passi dalla porta. Leopardiani in vantaggio al 31esimo, Sivilla manovra al limite, tiro rimpallato che arriva a Palmieri che di sinistro lascia partire un fendente che colpisce la parte inferiore della traversa e si insacca. Altra musica nella ripresa, favorita anche dal pareggio a tempo di record, traversone di Eno, Nodari cicca il pallone e dalle sue spalle Calabrese, incredulo, insacca. È il momento migliore del Castello che reclama un rigore al quarto su Calabrese che ancora era riuscito a sfuggire a Nodari. Al settimo l'imprendibile Calabrese ci prova dai 16 metri e la sfera termina non lontana dall'incrocio. Al 13esimo invece la Recanatese torna in vantaggio. Borrelli sapientemente sfrutta un piazzamento completamente errato della difesa biancoverde per appoggiare a Sivilla, il quale comodamente evita Barbato e deposita in rete. La gara però è lunga e dopo un'inzuccata di Nodari alta su angolo di Borrelli, la Recanatese pian piano si spegne. Al 31esimo punizione tagliatissima di Radi e Nodari nel tentativo di anticipare Calabrese infila la propria porta in una sorta di giornata da incubo per l'esperto difensore Ravennate. Sulle ali dell'entusiasmo il Castelfidardo ribalta il risultato al 39esimo con Calabrese che appoggia al solissimo Bracciatelli che batte Piangiarelli regalando ai suoi una vittoria anche meritata, certamente insperata, in un pomeriggio che invece dovrà far riflettere parecchio la Recanatese nella convinzione che si sia trattato soltanto di una giornata storta. I due allenatori. È una sconfitta amara anche perché insomma con due vantaggi cos'è che non è andato, cos'è che non ha funzionato considerando anche le difficoltà obiettive che presentava questa partita al di là della classifica. Ma indubbiamente abbiamo fatto una prestazione non come abbiamo fatto ultimamente e di conseguenza chi ha avuto più fame di vincere probabilmente ha vinto, anche se sono stati degli episodi che ci hanno condannato, però insomma onestamente non abbiamo ripetuto le ultime prestazioni, abbiamo avuto alternato atteggiamenti positivi ed altri meno e di conseguenza insomma è venuta fuori anche per via di episodi, magari una partita negativa, però ci può anche stare, considerando che ogni tre giorni si gioca, siamo sempre lì e di conseguenza si può anche capire che magari ogni tanto un attimo di respiro ci può stare, però dispiace. Ecco. Ma è mancata un po' quella che in Sud America si definisce garra o in napoletano cazzimma?
Ma no, io penso che i giocatori in campo abbiano cercato di dare il massimo di quello che sono le loro potenzialità e in questo oggi probabilmente hanno dato il meglio di loro, però non era quello sufficiente, non era questa la squadra che conosciamo, come siamo abituati, e perciò insomma è scaturito un risultato che probabilmente non meritavamo così, però è successo. Quello che dispiace, soprattutto al di là del risultato, è che abbiamo trovato un campo in condizioni pessime, penso che non piova da 20 giorni, insomma era troppo fangoso e mi dispiace, ecco, questa è una cosa che mi dispiace più del risultato. Qualcuno ha fatto due conti, non si vinceva da febbraio, 9 mesi, un parto, praticamente ci voleva proprio, no? Perché la classifica rimane precaria, però come dicevo con Calabrese, questa è una vittoria che fa veramente bene al cuore e al morale. Sì, è una grande vittoria, poi per come è venuta, però se stiamo a guardare sempre che non vinciamo da 20 partite, non possiamo giocare, invece la squadra ha dimenticato anche la sconfitta di domenica, abbiamo fatto 3 gol quando la squadra ne aveva subiti 5, quindi siamo andati in svantaggio 2 volte, il secondo tempo stavamo giocando noi la partita sul 2-1, sull'1-1 abbiamo preso gol su una nostra stupidaggine, siamo andati a pressare una palla in 4, abbiamo lasciato un buco clamoroso e da lì poi una squadra che ha questa classifica, ribaltare la partita in questa maniera è una cosa veramente straordinaria. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, ma anche in qualità, non solo in impegno. Ho visto grandissime cose e me l'hanno fatto vedere oggi, le voglio rivedere nelle prossime partite, anche se noi dobbiamo migliorarci come organico, perché a livello di under e anche over siamo un po' risicati. Però oggi davvero, come dici tu, la vittoria del cuore, la squadra ha fatto una partita straordinaria. Avete messo la garra, no? La cazzima, come ho detto anche con Alessandrini. Noi se non mettiamo quella, domenica invece a Iesi non siamo stati mentalmente applicati per tutti i 90 minuti, invece oggi siamo stati applicati per 94 minuti e la squadra ha dimostrato anche a livello tecnico di avere delle cose importanti e quindi ha proposto secondo me anche un buon calcio contro una squadra davvero forte che veniva qui con un entusiasmo incredibile, tutti ci davano per spacciati. Invece la squadra ha reagito, perché lavorare in queste condizioni non è facile, devi entrare nella testa dei calciatori, e ci stiamo entrando pian pianino e loro stanno rispondendo a qualsiasi cosa che proponiamo e questo mi rende orgoglioso. Insomma, i problemi restano, ma c'è parecchia fiducia. Sì, ma non, se guardiamo la classifica, oggi mi hanno detto la Pezzana ha vinto, mi ha detto basta, mi avete rotto, godiamoci. Facciamo del male. Godiamoci questa vittoria, sennò davvero non andiamo avanti. Le altre squadre devono sapere che devono affrontare il calcio affidato, devono veramente sudare le famose 7 camicie se vogliono vincere.